Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento quaresimale. Il tema di questa settimana è la verità e siamo venuti a Piario a incontrare una persona che ci parlerà proprio di questo tema. Seguiteci. Non c'è altro Dio che adorerò, alzerò le mani finché forza avrò, starò in piedi finché non cadrò, alzerò la voce e sempre loderò, canterò, canterò finché la voce avrò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Hai posto fine a tutta la tua collera. Ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio, e che è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Questa settimana siamo venuti a Piario a conoscere Don Giambattista. Sarà lui adesso a presentarsi. Carissimi, mi presento. Sono Don Giambattista, parroco a Piario da settembre 2023. Provengo da una precedente esperienza
svolta in una parrocchia particolare, quella del carcere di Bergamo, dove ho esercitato il ministero come cappellano dal 2012 al 2022 circa, insieme con Don Fausto Resmini. Un'esperienza che mi ha arricchito umanamente, perché appunto in quel luogo incontri un'umanità che è gravata da un peso non indifferente, no? Quello della colpa e quello di una pena da espiare. Colpa per il reato commesso è una pena che a volte comprime ancora di più, rende ancora più pesante, no? Più non cancellabile quella colpa. E spesso i detenuti cercano nel colloquio, nel dialogo con il cappellano, una parola di conforto e di speranza. Quello che raccolgo come eredità da Don Fausto è stato appunto questo, la capacità di restituire speranza a queste persone che, a causa appunto del reato, della reclusione, poi si trovano senza più un orizzonte davanti. Si sentono smarrite, perdute, non osano fare passi che possono magari cambiare la loro sorte perché non ne trovano più neanche il senso. Restituire loro il senso di una vita che comunque può ricominciare da capo è agevolato dal fatto che, come cappellano, abbiamo anche il compito di annunciare il Vangelo dentro quella realtà di sofferenza. Dentro quella realtà che ha fame soprattutto di riconciliazione e di perdono con una società che è stata ferita appunto dal loro agire male, ma anche da una comunità umana, no? Quella più vicina a loro, la famiglia, i parenti, gli amici, che in qualche modo i rapporti si sono lacerati. È un'esperienza appunto che mi ha maturato da questo punto di vista, perché umanamente parlando uno, quando pensa al carcere, ha già dei preconcetti, dei pregiudizi, che sono appunto anche condivisi dall'opinione pubblica, se sono lì perché se lo sono meritato. È quel meritare che andrebbe messo sempre tra parentesi. Questo perché a volte, non per giustificare, ma a seconda di come ti trovi nella vita, di come sei appunto hai vissuto, di quelle esperienze di cammini anche educativi che ti sono stati offerti e di possibilità di appunto cercare un percorso tuo personale, a volte secondo le scelte sbagliate che uno fa si trova appunto su strade appunto che poi lo conducono a commettere dei reati, a avere appunto una vita del tutto privata della libertà. Il bello, tra parentesi, in carcere è che il tempo che hanno a disposizione e che condividono appunto con queste persone che in carcere ci sono per aiutare a essere rieducati, a ritrovare un po' speranza o a riprogettare un cammino di riscatto, è questo desiderio di verità su se stessi innanzitutto, sapendo che c'è un Dio che non li giudica per il male commesso, ma per questa possibilità di bene che l'uomo ha sempre davanti a sé, che può scegliere. Sei aiutato, sei appunto sostenuto anche attraverso percorsi o progetti di formazione all'interno del carcere, la scuola, i laboratori, il lavoro, ecco, sono tutte occasioni, il confronto con gli educatori, con i cappellani, sono tutte occasioni per appunto non lasciarsi andare, non lasciarsi perdere, cadere le braccia, riaccendere quella speranza che l'orizzonte davanti a te ti promette, no? Una speranza di bene possibile, di una vita anche dignitosa e buona. Certo, la possibilità per tutti si apre solo se, una volta scontata la pena, ecco, hai davanti a te una famiglia comunque che ti accoglie, una comunità cristiana che non ti giudica per il reato che hai commesso, ma per questa possibilità appunto di scelta positiva che puoi fare, e anche una società che ti presenta o possibilità di lavoro, siamo sempre lì. Il problema principale è il lavoro, l'occupazione che ti permette poi una vita dignitosa e una possibilità di riconciliazione all'interno della famiglia e della comunità. Ecco. Questa esperienza l'ho vissuta per 10 anni e ne sento un po' a volte la nostalgia, perché appunto era sempre un incontrarsi con persone di estrazione sociale diversa, di culture diverse, anche di lingue diverse, ma soprattutto ciò che li accomunava era questo desiderio, no, di non lasciarsi etichettare dal reato commesso, ma da una speranza che si porta dentro di saper scegliere una vita possibile migliore. Dentro tutto questo ci stava appunto il ruolo del cappellano e dei cappellani, che appunto ribadisco con l'esperienza acquisita in carcere anche grazie alla presenza
non indifferente Don Fausto e della sua esperienza acquisita all'interno poi della comunità di Sorriso, no, con i ragazzi in difficoltà o che avevano problemi anche loro con la legge, diventa un bagaglio che mi porto dietro, un'eredità che mi servirà anche certo all'interno di una comunità parrocchiale che chiede naturalmente innanzitutto di essere ascoltata e di condividere con essa appunto cammini appunto sempre di speranza che il Vangelo sa aprire davanti ad ogni uomo. In un luogo come quello del carcere penso che il tema della verità, che è il tema di questa settimana, sia fondamentale, fare verità dentro la propria vita. Ecco, Don Giambattista, riesci a dirci di un caso che ti è capitato di un carcerato che, commesso il suo reato, però è riuscito a fare verità dentro la sua vita e la sua vita è cambiata? Sì, in particolare l'esperienza di un ragazzo che era stato appunto rinchiuso in carcere per violenza ai genitori, era un ragazzo tossicodipendente che appunto per procurarsi la droga in casa rubava quello che era possibile rubare o vendeva quello che era possibile vendere e è arrivato appunto anche a minacciare, no, i genitori, a picchiarli. Sono stati i genitori che, non potendone più, hanno denunciato il figlio e il figlio si è trovato da un giorno all'altro in carcere. Parlando con lui, la prima parola, l'affermazione appunto con cui sono uscito è: ma io smetto quando voglio. Questo non vuol dire fare la verità su di sé, questo vuol dire appunto ancora una volta ingannarsi. L'ho appreso giorno dopo giorno nel confronto appunto con il cappellano, con me, perché in particolare l'ho seguito io, perché questa volontà ha sempre bisogno di essere comunque sostenuta ed incentivata attraverso appunto un percorso di confronto, di dialogo umanamente parlando, ma anche come verifica del cammino di fede, con la parola di Dio. Un ragazzo che aveva lasciato la chiesa appunto da giovane, da subito dopo il catechismo terza media, e adesso appunto dentro del carcere, la domenica frequentando la messa e poi confrontandosi con me nel chiarire un po' il discorso del Vangelo, si era appunto reso conto, no, della bontà di questo Dio che non ti giudica, non ti etichetta, ma che ti dà anche attraverso questi pungoli una possibilità di dire: riconosci prima lo sbaglio per poi liberartene e andare avanti. Cosa che appunto non per merito mio, per carità, perché non so che quanto recepisco dalle mie prediche, però a volte basta una parola ripetuta del Vangelo, basta uno spunto anche della loro esperienza di vita e quella parola appunto ti mette in crisi, ti fa toccare il fondo della tua miseria, ma sai anche che c'è una mano tesa verso per poterti rialzare. Questa è l'esperienza più bella che ho vissuto, ecco, ragazzi che appunto in qualche modo affermavano di smettere o di potersela cavare anche solo con la semplice volontà, recidivi perché poi ritornavano dentro il carcere, ma che poi alla fine si sono resi conto che l'unica possibilità è riconoscere la propria povertà, la propria miseria, il proprio sbaglio, farsi aiutare non solo dal cappellano, ma appunto dagli educatori, dalle comunità verso cui magari si mettevano in contatto, per poi riprendere in mano la propria vita.
Noi cerchiamo la verità della nostra vita, Signore, il senso ultimo del nostro essere creati. In Te lo cerchiamo, perché Tu sei verità e Tu solo perdona il nostro compromesso con le cose del mondo, l'incostanza con cui ci orientiamo alla nostra meta, la debolezza del nostro incedere. Fa che non ci perdiamo in un'esistenza a metà, fra le ombre illusorie di questo mondo. Verità, verità, verità sia il ripetuto riferimento di ogni nostra umana aspirazione, attività, discorso, pensiero, memoria. Aiutaci, Signore, in questo nostro percorso. Se falsamente abbiamo agito, Tu veramente perdonaci. Se falsamente abbiamo amato, Tu veramente amaci. E se falsamente abbiamo vissuto, ora dacci veramente la Tua vita, la Tua verità. Sia lodato il Tuo nome, nostro Dio e Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Siamo giunti al termine di questa nostra puntata con al centro il tema della verità. Ringraziamo Don Giambattista per tutti gli spunti di riflessione che ci ha offerto e su tutto questo chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Cristo con le vostre vite, fate verità dentro le vostre vite andando in pace e buona serata a tutti.